Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 262esima puntata di Euro Truck Simulator 2. Oggi ragazzi, siamo ancora qui con il nostro bellissimo Scania. Ho fatto qualche viaggetto per conto mio, circa due viaggi, mi pare, cioè, ne ho finito uno e ne ho fatto uno da zero che ho appena consegnato qui, giusto per portarmi un po' avanti con i soldi. Ora stiamo andando a caricare del vino alla TNT e niente. Vediamo un pochettino il viaggio di oggi, cosa ci riserverà. Comunque, guardato, essendo passato di livello, essendo a livello 14, ho guardato un attimino i lavori. Sì, ciao, lavori. I motori. Il motore più potente è il 450, però. Adesso non vorrei fare un altro streamline, per cui penso di fare sempre il 440. Ecco qui. Vino, 190 quintali. E niente, ce lo tiriamo su. Posto, mettiamo anche le quattro frecce per agganciare il semirimorchio. Ok. Tirato su. E ora partiamo direzione Metz. Alla fede. Quindi dobbiamo. Capisco. È la strada più veloce, sì. No, tutta strada così io mi sparo. Vabbè, ragazzi, vedremo un pochettino cosa ci servirà per cosa ci riserverà questo viaggio. Qui c'è un DAF GF. Una bella cisternina. Mi sembra che mi abbiate anche chiesto questa cisterna dove l'ho trovata. Sì, forse però mi sembra anche di averlo detto nello scorso video. Ora che ci penso. Dai, che non voglio che mi venga rosso. Ok, andiamo. Cosa combina questo? Non so, come sarà la strada, perché magari è tutta stradina stretta, ma è comunque magari veloce, magari però. Acqua blu, ma va? Ma magari invece è tutta stretta, però è anche brutta, troviamo traffico, quindi non lo so. Spero di non fare il video chilometrico, ecco, insomma. Anche perché oggi non è che abbiamo molto tempo. Dovrei registrarmene anche due e portarmi avanti di uno, perché così registro oggi per domani, cioè. Registro il giorno per caricarlo il giorno dopo. E in realtà io preferirei registrare un giorno per caricarlo 2 giorni dopo. Almeno se un giorno magari non posso, c'ho sempre una possibilità di sbagliare, diciamo. Adesso che sono senza le vacanze di Natale, come vi ho detto, tempo ne ho. Però poi quando c'è la scuola sapete che non posso più. E quindi sarebbe lecito. Magari faccio due video, magari da 20 minuti invece che uno da 40, da 35 come al solito. E guardo un pochettino se riesco a registrarmene due. Finiamoci di qua. A posto. E ora tutta la strada da percorrerci ce la facciamo tranquilla, tanto. Devo abbassare un po' l'audio perché sono un po'. Mi sposto di qui non per sorpassare in quanto, ma perché almeno vedete non sto accelerando né frenando, cioè il camion va da solo. Ora inizio un pochino ad accelerare, anche se sarebbe sempre forte. Ecco, ora iniziamo. Almeno sì, ho sorpassato anche, ma nel frattempo ho. Ok, andiamo, facciamo una cosa del genere. Ma nel frattempo non ho neanche buttato via energia e non ho neanche sprecato gasolio per comunque salire e scendere. Aspettate che mi sto grattando un orecchio, era per quello che era tutto così. Non abbiamo neanche sprecato tanto gasolio perché comunque tutta la salita ce la siamo fatta per inerzia. E quindi è buona come cosa. Ora, comunque qui ero finito nella Germania, non so neanche io come ho fatto ad arrivare in Germania. Francoforte, però ci sono arrivato. E quindi ci siamo oramai e dobbiamo tornare in Francia perché mi pare che Metz sia in Francia. Quindi abbiamo fatto un piccolo tour. Qua sono anche abbastanza alto. Cioè io non so che giro. Ah, forse ho fatto così Strasburgo e poi Strasburgo Francoforte.
Potevo continuare a salire, se no trovo un viaggetto buono, non ci ho pensato. Io non so ora se ho le DC. In caso abbiamo un colpettino di freno, almeno lo metto. Questi sono pulente, che fanno gli 80 all'ora neanche. Cercando di mangiare un'unghia che mi dava fastidio, ok. Guinness, vabbè, gli 80 all'ora magari non li fanno, fanno qualcosa di più. Bevo un po', diciamo. Ah, anche il camion è così. Dice, questo è un Mercedes. Ah, quindi hanno il camion in tinta, diciamo, con i semirimorchi. Schwarzmüller. Il Mercedes Actros nuovo. Che vabbè, questo modo dei sound non è che mi piace tanto perché mette tipo dei sound potenti a tutti i camion, che in realtà non dovrebbero, però vabbè, ce la facciamo andare bene, dai, ce la facciamo andare bene. Quindi siamo a togliere le DC, anche se è tardi, cioè mi toccherà già frenare. Comunque voi lo vedete quando freno, perché volendo dagli specchi vedete la cosina rossa di stop. Cos'ha qui? Avete visto com'è partito? Cioè io ero normale, lui è partito. Questo lo so già che mi fa passare, per cui parto subito. 25 gradi, wow, se fa caldo qui. Le strisce che scompaiono, che scompariscono, dipende da come vogliate dirlo, se in italiano o in un'altra lingua sconosciuta, scompariscono dai scali. Dai, dai, 30 all'ora siamo, c'è un traffico dietro che ci sta maledendo. Io sono in fondo, non va, sono carico. Quanti chilometri abbiamo da farci? 250, l'altro insegna 277. Ora vedremo, sicuramente lo sapete che arriviamo là, che avremo più chilometri, magari ancora 100 di autonomia. Cioè sinceramente non lo so, perché comunque siamo tanto pesanti, eh. E abbiamo, cioè, non siamo tantissimo, però siamo pesanti, per quanto riguarda motore. E quindi magari per quello che consumiamo molto di più. Siamo pesanti? No, che siamo pesanti, però è un motore, diciamo che questo carico per questo motore è pesante, ecco. Finalmente sono riuscito a dire quello che dovevo dire. Mi sono resettata la visuale, in realtà sarei tipo col mento sul volante. Va bene lo stesso. Comunque continuo a ribadire che questi interni mi piacciono, ma non mi dispiacciono affatto. Proprio per niente. Cioè, beh, sono un po' diversi, però si assomigliano già a quelli V8. Qua mi pare che la precedenza ce l'abbiamo noi. Infatti. Perché prima ho fatto questa strada qui, però andare in su, e qui c'era tipo dare la precedenza, perché me lo ricordo. Sono dei posti che tipo devi dare sempre la precedenza. Cioè, oddio, dare sempre la precedenza nel senso, dare la precedenza a destra, se non c'è scritto devi dare la precedenza a destra. E una cosa che per esempio io non ho ben capito, cioè sì, non è difficilissimo da capire, ma se tutti devono andare dritti e ognuno deve dare la precedenza a destra, e arrivano quattro macchine, ognuna da un lato, cioè, cos'è? Continui a dare la precedenza a quella a destra, che la dà a quella a destra, che la dà a quella a destra, che la ridà a quello lì, che la ridà a quello là, che la ridà a quello là, che ancora una volta lo ridà. Non so. In genere comunque c'è il cartello dare precedenza oppure strada principale, almeno ti capisci. Perché se per esempio in quell'incrocio lì arrivavamo in quattro, che tutti dovevamo andare dritti, cioè seguire la strada, non fare curve,
Non so sinceramente come fosse, come sarebbe stato. Cabina bassa, mamma mia, che camion. Che cabina più che camion. Aspetta, qui devo girare. Ah, mamma mia, sto qua come no, sono visto male. Ho visto che praticamente è uscito che una cosa che, diciamo, io ci avevo già pensato, cioè mi era venuto in mente, però ho detto magari era staccato. Avete presente l'ABS dello Scania, l'Emergency Brake System? Quello che praticamente ha il baffettino qui davanti, ora vi faccio vedere. Che sarebbe questo qui. Questo che così c'è, così non c'è. Questo qui praticamente. Che adesso non c'è, vabbè. Quello lì. Che io lo chiamo baffettino. Praticamente quello lì sarebbe il freno d'emergenza che se nota qualcosa lo inchioda praticamente. E c'è, praticamente è uscito che nell'attentato di Berlino io avevo notato che aveva quel 450, aveva l'ABS. E però puoi decidere anche di staccarlo, per cui ho detto magari era staccato e qualcosa, perché guarda, guarda, guarda che inchiodate che ci tirano. Ma guarda, io già stavo frenando, già stavo frenando, perché ho visto che quello lì frenava. Già me l'aspettavo. Praticamente invece era attivato e a quanto pare si è attivato proprio e quindi ha fermato il camion. A volte la tecnologia serve. E tutto questo per dire che per fortuna quel camion lì allora l'aveva l'ABS ed era attivato, perché se fosse stato disattivato magari faceva, andava dritto per, ora non so di preciso quanto abbia fatto, mi pare 80 metri. Non lo so, sto dicendo una forse stupidata. Comunque ha fatto un tot di strada. Se non ce l'aveva acceso magari ne faceva il triplo. Anche il quadruplo, dipende. E quindi è tornato utile, insomma. Sarebbe anche, diciamo, una prevenzione in più, come per esempio c'è stato è stato scritto, sembra da qualche parte, che stanno mettendo delle barriere anti-tir, insomma tante cose, non lo so. Cambiamo argomento, passiamo su Nicola, che è una ditta che ho visto, una ditta che produce camion a quanto pare, non mai sentita. Comunque un camion Nicola si chiama, con la K, americano. Sviluppa 2000 cavalli e ha una coppia motrice di, mi sembra, 5000 Nm. E ha la, è un camion elettrico. E hanno fatto il test sotto 370 quintali, 37 tonnellate. Salire una salita del 5%, mi pare. 5 o 8%, non me lo ricordo. Hai 104 all'ora. E da 0 a 100 sempre carico in 30 secondi. Un camion americano. E sarà in commercio dal 2020. Negli Stati Uniti d'America. Cioè 2000 cavalli. Che poi non, da quello che ho capito è un camion elettrico, perché non è ben specificato. Che poi nei motori elettrici non si, cioè proprio non riesce a dedurre bene i cavalli. Vai a kilowatt lì. Cioè nei motori, diciamo, tradizionali, quelli a scoppio, lì sì che riesce a trovare i cavalli vapore e horsepower, oppure i kilowatt, ma non riesce a fare il contrario, diciamo, precisamente. Io mi fermerei anche qui, vedere quanto costa. Tanto stiamo facendo la velocità della Luma, che siamo ai 55 all'ora. C'è uno che porta un elicottero. Mamma mia, com'è che elicottero piccolo, però. Io ho sbagliato a fare sta cosa, in effetti. Ok, vediamo quanto ci costa. C'è il cartello 1,46, veramente. Andiamo in Francia, che in Francia costa 1,44.
cambio automatico che non si sa togliere dall'incrocio. Guardate, per togliersi da un incrocio ha messo una marcia, ha cambiato e ha scalato. Ha messo un'altra marcia, ha cambiato e ha scalato, e adesso ci ha messo una marcia che era lunghissima. Qui dobbiamo anche fare la pausa. Devo farmela qui. No, la facciamo al casello, se ce n'è la possibilità. Questa già è strada del DLC Francia, mi sembra. Si vede l'asfalto diverso, le righe, tutto. Al casello spero di poterla fare la pausa. 11.000 km e altro che cambiarla a 10.000 camion. Non abbiamo nessuno dietro. Davanti c'è un arcese. Questo è italiano. Piano. Guarda, qui ci sono le traiettorie da Formula 1, se le segui puoi fare Formula 1. Mettiamoci di là perché sta arrivando un camion. Il nostro bellissimo scanietto. Sperando di trovare. Ok, basta guidare male. Un'area di sosta, insomma, qualcosa per fermarsi. Sa che se c'è dall'altra parte non lo so, però non lo so, vorrei anche sapere da quanto tempo sto registrando, che sono curioso. 16 minuti, ragazzi, direi che questa puntata può finire qui perché anche il tempo sta per finire. Noi ci rivediamo domani. Anzi, noi ci rivediamo. E che cos'è che mi ballonzola tutto il camion? Alle 4. Ma perché? Si può sapere. Noi ci rivediamo alle 4. In teoria con Dirt Rally. Quindi, ritorno a Dirt Rally. Alle 4 noi ci vediamo domani che finiamo questo viaggio. Dai, è tutto. Ciao a tutti.